Quindi ora facciamo una domanda al dottor Marini, gastroenterologo, medico di Medicina di segnale. segnale. Dottore, i cosiddetti gastroprotettori, o meglio inibitori della pompa protonica, sono fra i farmaci più prescritti in Italia negli ultimi anni, e questo è un dato del mese di marzo 2018. Consultando il foglietto illustrativo di questi medicinali, risulta che sono farmaci che i pazienti che li assumono per tempi lunghi devono essere sotto osservazione medica. Quindi si tratta di pazienti che li assumono anche per più di un anno. Dalla nostra pratica, del nostro lavoro, risulta che questi pazienti non sono stati avvisati di questi effetti collaterali, ma non sono neanche sotto osservazione medico. La domanda è, infatti osserviamo che in questi casi aumentano questi effetti collaterali che si presentano come minore assorbimento di vitamina B12, dolori addominali a causa della disbiosi e anche altri effetti importanti. Addirittura in alcuni casi questi medicinali possono celare effetti collaterali importanti legati anche con malattie come i tumori. La domanda è possiamo diversamente prevenire o comunque curare questa patologia senza l'utilizzo di questi farmaci? Allora, una piccola premessa: questi sono i farmaci in assoluto più venduti in Italia e sono spesso prescritti per il 70% dei casi in modo improprio, perché spesso vengono usati come gastroprotezione, per esempio in associazione ai cortisonici, e ci sono documentazioni scientifiche ampie che dimostrano che non serve assolutamente a niente la protezione in caso di cortisonici. In più vengono usati per periodi lunghi di tempo. Basterebbe leggere il famoso bugiardino, il foglietto illustrativo, e c'è scritto che per terapie superiori ad un anno questi farmaci non andrebbero usati. Addirittura si parla di terapie di 6, 8, 14, 12 settimane. L'abuso di questi farmaci quindi è noto. Il paziente pensa di assumere quello che si chiama gastroprotettore, non è un gastroprotettore, è un inibitore di pompa protonica, blocca la secrezione acida dello stomaco e ha una serie di effetti collaterali, come diceva lei, molto importanti. Addirittura abbiamo un rischio di fratture dell'anca per carenza di vitamina D, abbiamo anemie per carenza di vitamina B12, possiamo avere poi quella che si chiama SIBO, questi addomi gonfi, una sindrome da sovraccrescita intestinale, perché azzerando l'acidità dello stomaco noi creiamo uno stato che non è più fisiologico, ma si crea una patologia in più. Per cui questi farmaci sono dei farmaci che sono stati molto importanti nel trattamento dell'ulcera peptica e in altri casi, ma ben limitati. Purtroppo il problema, come tutti i farmaci, è un abuso. Noi con la medicina di segnale che cosa facciamo? È una medicina un po' diversa, andiamo ad ascoltare i pazienti, andare a capire il perché del sintomo del paziente, e poi andiamo a curare in prima battuta con l'alimentazione corretta, evitando disbiosi intestinali, e poi andiamo a curarlo anche con una corretta attività fisica quotidiana, perché l'uomo ha due arti superiori e due arti inferiori che vanno usati, e con una gestione dello stress. Questo facciamo, cioè con una visione olistica. Quindi noi siamo contro i farmaci in generale quando vengono usati in modo soppressivo di un sintomo. Usiamo i farmaci quando servono, ma capisce che usarli quando servono vuol dire ridurre drasticamente di un 60-70% la prescrizione dei farmaci. Nessun politico ci interroga su queste cose, perché io penso che se ci seguissero su questa linea, gran parte dei problemi di deficit di soldi del sistema sanitario non ci sarebbe più. Prevenendo la disbiosi sarebbe utilissimo nella prevenzione dell'utilizzo di questi farmaci. Esatto, ma non solo usando in modo razionale questi farmaci io prevengo la disbiosi, ma purtroppo con l'uso inappropriato di questi farmaci provoco disbiosi, e provocando la disbiosi, quella che noi chiamiamo in termine tecnico leaky gut, cioè un intestino colabrodo, passa di tutto. Antigeni presenti nel lume intestinale, quindi posso scatenare una serie di patologie non solo a carico dell'apparato gastroenterico, ma ad esempio a carico dell'apparato osteoarticolare, anche disturbi del tono dell'umore, disturbi tipo cardiovascolare. Quindi vado a fare proprio una prevenzione
curando la disbiosi da una parte, ma la cosa più importante è che un medico non provochi la disbiosi usando in modo inappropriato, in eccesso, questo tipo di farmaci.